Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Allora ragazzi, oggi glitch bomba. Vi ho portato qualche giorno fa il Car to Service in solo praticamente, ma serviva Anawak. Oggi non ci servirà né Anawak, nessuno in mira diversa. Potremmo farlo normalmente tutti. Come al solito, come requisiti ci servirà il bunker, ragazzi, con lo spawn all'interno, l'autofficina con il veicolo da cui prendere le modifiche e il veicolo da moddare del cliente, ragazzi, e dovremmo avere le missioni di Dax attive da poter fare, quindi aver sbloccato Dax, ragazzi, avere gli incarichi suoi da poter avviare. Quindi a questo punto usciamo dal bunker, ragazzi, e ci teletrasportiamo alla nostra autofficina. Se siete di Xbox, ragazzi, vi consiglio di scaricarvi le attività, sono veramente comode. Quindi avviamo l'attività, ragazzi, partecipiamo su Anawak, accettiamo il primo e rifiutiamo il secondo messaggio. Ci saremo teletrasportati e a questo punto possiamo entrare all'interno dell'autofficina. Fate un giretto nel piazzale se vi viene comodo, dopodiché entrate all'interno dell'autofficina. E una volta, ragazzi, che siamo all'interno dell'autofficina, come sempre dobbiamo fare una modifica al veicolo da cui dobbiamo prendere le modifiche. Però, raga, dobbiamo fare una cosa differente. Quindi scegliamo il veicolo da cui prendere le modifiche e una volta che ce lo siamo scelto e siamo all'interno del veicolo, apriamo il telefono, ragazzi, e andiamo a cercarci Dax. Una volta che abbiamo trovato Dax e abbiamo cliccato su di lui, ci comparirà in alto a sinistra la possibilità di avviare l'incarico. Una volta che siamo su questa schermata, ragazzi, dobbiamo fare questa cosa: cliccare una volta AOX, regà, se giocate da play, e subito spammare freccia destra per entrare nel menu delle modifiche. È facilissimo, guardate che figata. A questo punto, ragazzi, ci siamo buggati. Semplicemente adesso dobbiamo aspettare che ci butta fuori dal menu delle modifiche, ragazzi. E come potete vedere, ci rimetterà qui a posto. Adesso scendiamo dal veicolo. Una volta scesi dal veicolo, ragazzi, andiamo dal veicolo del cliente e scegliete quali dei due, potete scegliere quale volete fare. Vi mettete vicino, cliccate una volta a freccia destra e sbada bam, raga, avremo moddato il veicolo. Allora, ragazzi, purtroppo non possiamo comprarlo noi, perché purtroppo da una parte ci possiamo anche sballare e facciamo spendere gli altri, raga. Vabbè, magari li cambiate con dei colpi, aiutate a duplicare, vi lascio magari la duplicazione qui in alto a destra, ragazzi. E niente, praticamente cosa dobbiamo fare a questo punto per salvare la macchina? Invitare un nostro amico all'interno e fargliela comprare a lui. Quindi io userò, ragazzi, il Grix. Quindi apro il menu interazione, faccio gestione e faccio invita dentro l'autofficina. Aspetto che entra all'interno e, raga, semplicemente si avvicinerà e comprerà lui la macchina al posto mio. Quindi a questo punto poi ce la facciamo passare con un gift card to friends, raga, facile facile. Ho fatto uscire proprio qualche minuto fa l'altro massivo con la base operativa, un nuovo metodo, ragazzi, che non serve più ribaltarsi con 3000 mezzi, usiamo solo la scramjet, è assurdo, ve lo lascio, andate a guardarlo. Quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, raga, e alla prossima.